Benvenuti e grazie per aver scelto di seguire la guida di montaggio della G-Box 50 Plus di 2G. È importante sottolineare che questo video fornisce una panoramica delle operazioni di montaggio e non sostituisce le istruzioni ufficiali fornite con il modulo o le specifiche tecniche. Troverete queste istruzioni nella porta interna del quadro di controllo del vostro sistema. E ora iniziamo. Prima di addentrarci nei dettagli del montaggio, diamo un'occhiata al contenuto che riceverete quando scegliete una G-Box 50 Plus di 2G. Il modulo viene consegnato in parti, suddivise su diversi pallet. Una delle parti chiave è l'unità idraulica, che viene consegnata su un pallet separato che ha un peso di circa 380 kg. Comunemente questa unità è nota come il modulo termico. Il cuore pulsante del sistema è costituito da un motore e un generatore che vengono consegnati già assemblati su solido telaio di base. Questo modulo viene detto genset o aggregato e ha un peso totale di 1740 kg. La G-Box 50 Plus è estremamente silenziosa, questo grazie alla sua capsula fonoisolante che pesa 250 kg ed è anch'essa consegnata su un pallet separato. L'unità di controllo del modulo è il quadro elettrico ASF che pesa 150 kg ed è consegnato in posizione eretta su un altro pallet. Ciò che manca ora è l'accessorio che comprende, tra le altre cose, i serbatoi dell'olio e il kit di connessione. Adesso avete a disposizione tutte le componenti necessarie per il montaggio della G-Box 50 Plus, ma prima di iniziare a costruirla è essenziale rivedere ancora una volta i requisiti del sito di installazione, tra cui la necessità di un terreno piano. Iniziamo il montaggio con l'unità idraulica, che va posizionata e allineata correttamente. Durante questa fase è possibile srotolare e mettere da parte il cavo a fascette attaccato al modulo termico. Ora passiamo all'elemento centrale della G-Box 50 Plus. L'aggregato va allineato al modulo termico, sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti. Successivamente, i tubi del circuito del motore e del circuito di riscaldamento vanno connessi. Il cablaggio richiede un minimo di destrezza, ma non dovrebbe presentare particolari sfide. Fate passare il cavo con il connettore attraverso l'apertura sinistra, nella parte inferiore dell'unità idraulica, e collegatelo al connettore sotto il quadro UV. Anche i cavi di alimentazione vanno fatti passare attraverso le aperture inferiori nell'unità idraulica e, da lì, sotto il quadro UV fino al quadro di controllo. Il contenitore per la raccolta dell'olio viene consegnato in tre parti separate e deve essere assemblato con l'ausilio dei raccordi inclusi. Successivamente, il contenitore dell'olio può essere fatto scorrere sotto l'aggregato. La capsula fonoisolante deve essere smontata a seconda delle esigenze di installazione per consentirne il posizionamento attorno all'aggregato. Infine, il condotto del gas viene montato sulle due prese sul soffitto interno della capsula fonoisolante. La capsula fonoisolante può ora essere completamente assemblata. Durante la costruzione del quadro di controllo è importante assicurarsi che sia installato e fissato senza torsioni. Ecco fatto, la G-Box 50 Plus è stata completamente assemblata ed è pronta per l'installazione e l'attivazione. Speriamo che questo breve video sia stato d'aiuto nella preparazione per il montaggio della G-Box 50 Plus. In caso di domande siamo a vostra disposizione al numero 045 8340861, o sul nostro sito web all'indirizzo www.2-g.com.